Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale e nella rubrica Il Salotto sul Crogiolo. Mettetevi comodi perché oggi qui abbiamo due ospiti invece che uno solo. Seduti qui davanti a me, infatti, ho l'onore di avere Federico e Mauro che rispondono in arte al nome di Broker Brothers di Pokémon Finance. Benvenuti e grazie infinite per aver accettato il mio invito. Ciao, grazie. Ciao, grazie dell'invito. Come stai? Molto bene, grazie. Un po' mi sto riprendendo dal malanno, insomma, ho avuto un piccolo raffreddore, una bronchitella, ma piano piano mi sto riprendendo. Voi come state? Tutto bene? Fortunatamente sì. Anche noi in settimana abbiamo avuto la nostra dose di raffreddori abbastanza... Oramai la gente non si ammala più di Covid, meno male, non si ammala solo più di Covid, meno male, quindi va bene, dopo questa piccola presentazione, se voi siete d'accordo, io partirei immediatamente con la prima domanda. Vai, prego, prego. Voi siete solo investitori o giocate anche a altri TCG presenti in mercato? E se sì, qual è il vostro preferito? Bella domanda. Bella domanda. Va un pochino ripartita perché magari uno nasce come giocatore collezionista e poi col tempo si evolve in investitore professionale del collezionismo, una volta ci hanno definito così. Fino a qualche anno fa ho giocato parecchio a Yugi. L'ultimo GCC giocato forse, esatto, per entrambi è stato Yugi. E a Pokémon, forse giusto proprio col computer, durante il Covid ho fatto qualche partita con qualche amico, mio cugino che era appassionato al gioco online, però non penso di potermi definire un giocatore, quindi no. Quando eravamo bambini forse qualcosa a livello di gioco, però ecco, era più la parte collezionistica che ci ha sempre interessato fin da quando eravamo piccoli. Poi piano piano chiaramente le cose insomma sono mutate, sono cambiate e abbiamo scoperto che comunque con il brand Pokémon, come anche con il brand Yu-Gi-Oh! Sì, poi insomma con tutti i brand tra virgolette di carte, GCC in generale si può guadagnare comunque qualcosina. Chiaramente bisogna sapersi muovere, bisogna saper acquistare e rivendere. Certo. Quindi il vostro gioco di carte, insomma, per eccellenza, per antonomasia, è stato Yu-Gi-Oh! No, per antonomasia... Giocato sicuramente. Però per collezionato è ovviamente è Pokémon. Collegandomi proprio a questa risposta, quando si parla di collezione Pokémon ci si immagina sempre un mondo assai costoso, ok? Assai dispendioso, dove se non si spendono cifre esorbitanti non si riesce a fare il cosiddetto investimento, no? Voi siete esperti in tale settore ed essendo per l'appunto voi esperti, potete smentire tale credenza? Sì, assolutamente sì, tranquillamente. Allora, il discorso è che diciamo, fare un buon investimento Pokémon equivale a capire quando acquistare una carta, quale acquistare e in che quantità. Tutto questo poi si riflette sul concetto iniziale dell'investimento, ossia se si parte per comprare e rivendere la singola carta, se si parte per comprare, gradare e rivendere. Insomma, va contestualizzato. La cosa importante è capire bene fin dall'inizio quello che si deve fare. Guarda, a tal proposito, qui sulla mia scrivania dovrei avere da qualche parte, solo qui, un esempio di come investire acquistando carte che costano 20 centesimi, 40 centesimi, 30 massimo. 30 centesimi massimo. Ecco, ecco, guarda. Questo è un Gengar che abbiamo acquistato dal Giappone per una cifra irrisoria, 30 centesimi, ne abbiamo acquistati 10 per 3 euro. Se volete vi dico anche il seriale, è il 27 di 070, vabbè, di Black Sprint, Jet Black Sprint. Carta comunque comune, cioè comunissima, bella ma comune. Non è nemmeno una rara, cioè non c'è il simbolo nemmeno della rara per intenderci. Quindi carta pagata 30 centesimi, gradata con 15 euro col codice Glurak famoso di grad, abbiamo rivenduta sui 35. Vedi, questo concetto qua, se contestualizzato con un'ottica iniziale, cioè nel senso se tu ne compri 10, ne gradi 10... non hai guadagnato 15-35, ma 15-35 per 10, per 8, per 7. Chiaramente poi, se questo discorso lo si applica a carte già costose, vedi, non lo so, un Charizard di Celebration, vedi... Sì, vabbè, qualsiasi carta. Qualsiasi carta, anche vintage, esatto, magari. Vintage. Anche meglio vintage. Lì certo, ancora certo. Meglio, chiaramente.
diciamo che avere un budget di partenza aiuta, esatto. È logico, poi però non l'assolutismo che servono tra virgolette i soldi non è affatto vero, cioè... Sì, quindi per rispondere alla domanda, sì, ti confermiamo che non è vero, ma potremmo fare centinaia di esempi, esatto. Con i primi articoli che abbiamo scritto proprio l'altro giorno stavo rivedendo i prezzi dei pacchetti nero e bianco che quando consigliamo costavano penso dai 4 ai 8 euro. Già attualmente stanno, dopo un annetto, hanno fatto... Ora non ti dico che costano come un fossile prima edizione, però considerando che magari il pacchetto l'hai pagato 6 euro e mezzo, oggi sta già a 14, hai, tra virgolette, aumentato il valore della tua collezione, no? Poi, logicamente, non prendiamoci in giro, parti con un budget di 2000 euro... è un altro... esatto, cioè, riesci a fare meglio, quello è logico. Però non si esclude una partenza con budget ridotti, che poi anche noi siamo partiti con budget ridotti, cioè, eravamo ragazzi, non lavoravamo. Quindi l'idea dei Pokémon Finance è nata proprio così, dei Broker Brothers in generale è nata proprio così. Quindi smentite assolutamente questa voce, perché voi in primis ci siete passati. Fantastico. Quale tra gli investimenti che avete svolto è stato quello più remunerativo in fatto di ROI? Ora, che cos'è il ROI? Faccio un piccolo spiegone giusto per fare un po' di lezione di economia basilare. ROI in inglese è l'acronimo per Return on Investment, ovvero il ritorno sull'investimento fatto. Come funziona a grandi linee? Se io investo 1 e poi un giorno rivendo a 3, avrò avuto un ritorno sull'investimento positivo pari al 300%. Mentre se io acquisto ad 1 e rivendo un giorno a 0,50, avrò avuto un ritorno sull'investimento negativo pari al 50%. Com'è che si deve sviluppare, com'è che si deve utilizzare questo ROI? Il ROI si deve sviluppare principalmente in termini positivi, quindi più è positivo il ROI è meglio è, perché positivo ROI uguale guadagno, quindi soldi in tasca, ROI negativo uguale perdita, quindi soldi che si sono regalati al mercato. Quindi, tornando alla mia domanda iniziale e chiudendo questa piccola lezione di economia basilare, qual è stato il vostro investimento che in termini di ROI vi ha fruttato di più? Ma personalmente ce n'è stato più di uno, anche se sinceramente i prodotti, quelli che potrebbero avere il ritorno di investimento più alto, non l'ho ancora venduti. Però andando soltanto sulle compravendite, i prodotti presi vintage negli anni in cui costavano poco hanno avuto ritorni di investimento anche superiori al 2-3.000%, perché se un pacchetto costava, faccio un esempio, 12 euro e il pacchetto lo rivendi a 500, per esempio compravi i pacchetti Rocket prima edizione a 35 euro nel 2017, magari fortunatamente lo beccavi anche pesante, perché poi gli appassionati di Pokémon ora mi capiranno, col bilancino ve lo pesate, cioè andate fatto il pacchetto vintage, tutti lo pesano, e magari adesso ti ritrovi anche il pacchetto pesante che poi vende a quelle cifre, idem magari box eccetera, ma anche cose relativamente recenti, fatte transazioni istantanee, magari un ritorno di investimento non mostruoso del 2000%, però magari un 300% fatto istantaneamente grazie anche alla compravendita, cioè più che soltanto il ritorno di investimento assoluto, no? Magari ho fatto il 3000%, magari l'hai fatto in 4 anni, no? Che da un lato è bello, però non rappresenta quello che facciamo noi, da come la vediamo, penso anche Mauro è d'accordo. Cioè, i migliori ritorni di investimento dal nostro punto di vista sono quelli che facciamo attualmente importando le carte, sia dagli Stati Uniti che da Giappone, che è la cosa che principalmente insegniamo. Lì magari compri una carta a 40, non la rivendi a 5.000, non la vendi a 1.000, non la vendi a 1.500, la rivendi a 150, hai già fatto quasi un per tre, capito? Però l'hai fatto istantaneamente, il tempo di far arrivare la carta, casella postale per acquistare e importare, eBay, Vinted, Shopify, se usi un sito, quello che vuoi, subito la vendi, plusvalenza. Allora, il discorso è che la domanda secondo me andrebbe contestualizzata anche con il periodo nel quale ti trovi. Chiaramente se questa stessa domanda tu me l'avessi fatta 2 anni fa, quando c'era il periodo in voga, era appena uscito Destino Sfuggente, c'era le Shining nuove, quindi Shining Legend nuove, Leggende Iridescenti nuovi,
ti posso dire che io personalmente il miglior investimento che avevo fatto era stato il Charizard del 7 evoluzioni, la Holo, presa PSA 9 tre anni prima in America. La PSA 9 Holo normale presa a $20-30 e all'epoca costava sui 500, sui 400. Quindi lì vai proprio oltre un certo livello. Ugualmente, però ne ha presa una lui, me lo ricordo, all'epoca perché ci credetti tanto in quel set, infatti ne comprai una decina e a tutt'oggi ce n'ho una decina, sia gradate che non, e sono carte che valgono. Meglio ancora, come mi stava ricordando lui, io presi anche la versione pre-release, quella che sta nei kit, come si chiamano i nei kit pre-release, quella che c'è il logo kit del set, esatto, quelli che escono poco prima dell'uscita del set, quello proprio con la scritta XY evoluzioni, di quelli ne presi tipo una decina a €35 l'uno, all'epoca spesi €350, chi mi vedeva diceva questo è pazzo probabilmente, e invece oggi la PSA 9 di quella sta a 1000+ euro. Che quando lo diciamo alle persone non ci credono, perché esatto, magari gli metti la storia, avevo messo qualche tempo fa una storia su Instagram col pacchetto, avevo messo un pacchetto Neo pagato 16,51 euro, perché la cifra è così strana che me la ricordo, e la gente mi diceva che era fake lo screen perché era soltanto del 2017, quindi non è che stiamo parlando del paleolitico, e la gente commentava dicendo che era fake, ma l'acquisto era vero, cioè non, 2018, così costavano 2019, cioè non è che c'è stato il super boom con Pokémon Go e poi successivamente con l'hype, quello che ha detto lui durante la pandemia, pre-pandemia, quindi una parte pre-pandemia, soprattutto c'è stato proprio il picco con Destino Sfuggente, Leggende di ricordo, all'epoca siamo arrivati proprio a livelli prima edizione lo pagavi 500, cioè un Charizard prima edizione Mint che ad oggi penso costi 12.000 euro, in italiano lo pagavi 500. Robe proprio un dislivello che non. Sì, mi esatto, ricordo c'è comunque. Stato un momento in cui le plusvalenze sono diventate senza senso, no? Esatto. Sì, mi ricordo che c'era un periodo prima di Pokémon Go dove Pokémon praticamente tu andavi in una qualsiasi edicola che lo vendeva e l'edicolante per togliersela addirittura ti faceva i pacchetti, prendi due, te ne regala una terza. Proprio, e i prezzi erano talmente irrisori, mi ricordo che i pacchetti stavano a 3,50 euro, 4 pensa euro che in al quel tempo periodo si trovavano tutti, dico tutti scritto alto quanto il soffitto di questa casa qui, tutti i pacchetti del set X Isola dei Draghi, X Isola dei Fantasmi, cioè i pacchetti oggi costano 150, 200, 300, cioè proprio una cosa, se si potesse tornare indietro da un po', no? Sai quante tu parte, ma tutte le dicono del quartiere tu le svuoti tutte quante e poi ritorni a oggi. Anche Yumi comunque. Anche ah, per carità. Cioè, per farvi capire, un drago bianco occhi blu LDD non lo voleva nessuno. Non voleva nessuno. Lo tiravano ancora dietro. Meno del Charizard, lo pagavi sì, 20 perché euro. Perché si giocava Yu-Gi-Oh! Esatto, non è che cioè, si collezionava più di tanto. Era un giallone. Cioè, il drago bianco occhi blu LDD, considerato ad oggi l'apice del collezionismo Yu-Gi-Oh! Ai tempi veniva definito il giallone. Capito? Perché è un mostro senza effetto. Tra virgolette lo schifo, ad oggi invece è il sacro graal del collezionismo Yu-Gi-Oh! Sì, perché è diventata un'icona effettivamente del gioco, come il Charizard è diventato un'icona per Pokémon. Chiedemi il mago nero. Quarta domanda, come vi dicevo prima, ho notato, parlando per l'appunto di Pokémon e di Yu-Gi-Oh!, dal vostro profilo Instagram e ovviamente anche dal blog, che non solo Pokémon è il vostro focus di riferimento, oltre al gioco nipponico, quale altro TCG consigliate di tenere d'occhio? Perché ho visto che ci sono anche carte dei calciatori, ho visto ultimamente una carta di Totti, eccetera, eccetera. Prego. Allora, noi consigliamo innanzitutto di non sottovalutare il valore di nessun gioco di carte che avete in casa, anche se noi non ne parliamo. Abbiamo scritto un articolo che si chiama Come creare un budget, che appunto mira ad aiutare il neocollezionista che vuole magari prendere i primi soldi per cominciare a fare compravendita, anche collezionare, cioè comunque anche per fare qualche soldo, per aiutare. È uno dei consigli che dai, non sottovalutare appunto i giochi di carte che si hanno. Magari hai quell'album dei calciatori football Champions del 2001, 2001. Esatto, magari hai qualche carta di Dragon Ball rara, cioè che carte tra anche qualche carta di Digimon, quindi prima di tutto non sottovalutare niente, ma di controllare sempre i venduti. Poi noi personalmente apprezzo particolarmente Yu-Gi-Oh! Oltre a Pokémon, ma questo penso che già si intuiva. Ci sarebbe anche Magic, ma Magic
è un altro, cioè chi è collezionista Magic quasi sempre c'ha l'età nostra, già ne capisce, se ne intende, quindi Magic fa un campionato, cioè a parte c'è un altro Magic che dovete essere professionisti, sì, veramente, esatto. Cioè, Magic dovete seguire il gioco, dovete stare di averlo giocato poi per capire bene qual è la carta, perché tante volte, esatto, anche, non so, la terra, le doppie terre del vecchio set beta valgono perché erano due terre con una, certo, per fare un esempio. Però questo se non giochi non lo sai. Io parlo da giocatore, no, dilettante, qualcosa, sì, di più di Magic, però ecco, i concetti generali, insomma, li devi conoscere. Poi un gioco che ho apprezzato molto e che abbiamo anche consigliato qualche mese fa è il gioco di Harry Potter, perché visto che adesso esce il parco a tema, sta uscendo il gioco che... o non so se è già uscito, comunque c'è il gioco in uscita che sembra veramente una gran bomba, sicuramente prima o poi faranno anche un film, c'è questo rumor... House of Hogwarts, mi sembra che si chiami, House of Hogwarts, una cosa simile, che è l'RPG, se non mi sbaglio. Lo ricordo perché è un... cioè, non so come... come investitore so quelle cose che devi sapere, però poi non giocandoci non ti viene il nome sul momento. E poi un gioco che sta per uscire, che dal mio punto di vista va molto tenuto sott'occhio, il gioco L'Orcana della Disney. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato qui sul canale in un video flash. Sembra davvero davvero molto molto interessante, sembra di star attraversare un periodo d'oro per i giochi di carte collezionabili, oramai ognuno vuole il suo, quindi... tanta roba. Poi comunque l'azienda che gli sta dietro non è un'azienda multimiliardaria, cioè la Disney lo può supportare, penso, bene a livelli di investimenti, pubblicità e... i fondi non mancano. I fondi non mancano. La Disney ha tutto. Sì, infatti. Quindi voi comunque, rispondendo in maniera definitiva a questa domanda, consigliate di tenere d'occhio qualsiasi gioco di carte collezionabili, anche se sta prendendo polvere all'interno di uno scaffale, giusto? Assolutamente sì, anzi a maggior ragione se sta prendendo polvere, perché vuol dire che è vintage, che quindi c'è, insomma, tutto un altro fascino sul mercato, e probabilmente non è proprio sempre vero, però generalmente più si va avanti più la carta prende valore. Perché, insomma, fattori ovvi come la bassa reperibilità, le condizioni, se ce l'avete in buone condizioni, sono tutti aspetti che vanno considerati. Quindi la risposta alla domanda, assolutamente sì. Ottimo. C'è una regola non scritta che dice che dovete ricordare quello che facevate da bambini. Questo non vale solo per le carte, vale anche, tra virgolette, per i giocattoli. È un principio, tra virgolette, non scritto, che se la cosa era apprezzata da bambini, esempio retro console... vecchi giochi, i Master of the Universe degli anni 80, un esempio, che hanno prezzi folli ad oggi. I moti. E quindi lo stesso principio si può applicare anche sulle cose odierne. Quando il gioco è apprezzato da un pubblico più giovane, a lungo termine sicuramente potrà rivalutarsi. Quindi domanda che va a rivolgersi principalmente a chi vuole iniziare ad investire nell'universo dei giochi di carte collezionabili. Collegandomi per l'appunto a quest'ultima risposta che mi avete dato, ovvero tenete sempre d'occhio effettivamente quello che avete, quello che non avete. Avete tre consigli utili da regalare, tra molte virgolette, a chi vuole intraprendere questo percorso? Uno sicuramente è andate a ricercare nelle soffitte i vari raccoglitori che magari stanno prendendo muffa. E uno l'abbiamo accantonato. Quella è la base. Facciamo uno per uno. Vai, uno per uno. Uno è quello. Poi uno ve lo do io e uno ve lo da lui. Allora, il consiglio che vi posso dare io è: quanto più possibile informatevi. Nel senso, ci sono guide, ci sono tante cose. Noi forniamo tanti servizi, alcuni... Tante guide gratuite. Esatto. Infatti stavo a dire, alcuni sono per una clientela, diciamo, premium, che fa proprio questo. Non nella vita, ma comunque lo fa... a un livello che non è definibile un hobby, ma comunque sicuramente un livello con un rendiconto. Quindi c'è chi vende su Vinted, ma fa 2.000, 3.000, 4.000 euro al mese come su eBay. Quindi quelle sono persone che hanno un interesse a pagare un abbonamento annuale e quindi le pagano, ok? Però ci sono tante altre guide che abbiamo fatto a titolo gratuito prima di istituire, diciamo così, la sezione premium, che anche lì vi spiegano bene come muovermi, cosa è interessante, cosa non è interessante, anche quando acquistate... Quando acquistate è un momento fondamentale
per evitare di prendere sole, fregature, o comunque per evitare che vi spaccino una carta in condizioni da 10 quando è da 7. Ok, quindi quello che vi posso consigliare io e che secondo me fa la differenza tra un buon investitore e un cattivo investitore da subito è l'informazione. Quello che è fondamentale è quello che noi in un certo senso in alcuni casi regaliamo perché la rendiamo gratis a tutti, in alcuni casi la vendiamo perché comunque insomma c'ha un peso, ecco. Certo. Io un consiglio non scontato che voglio dare è, sembrerà strano, ma visto che ci siamo molto dentro, essendo anche appassionati, non parlo di noi, ma parlo di tutti i collezionisti, è di tenere a bada le emozioni e regolarsi con... cioè, nel senso di non farsi prendere troppo la mano, di non comprare nei momenti di fuoco, di hype, ma capire ora stanno comprando tutti, mi faccio gli affari miei. Esempio con l'Ultra Premium recentemente uscita, che sembrava introvabile, invece poi si è visto che ad oggi la trovate in qualsiasi catena che vende anche carte al prezzo di listino, invece in pre-order ve la davano anche a 2,50. Cioè, quindi di avere un po' di distacco dalla passione, di essere, cercare di essere più oggettivi possibile. Noi questa cosa la facciamo presente anche sempre in tutti i nostri articoli. Quando consigliamo l'acquisto di una determinata carta, diciamo sempre: magari evitate di comprarla nei primi mesi, aspettate che esce il prossimo set, oppure che comunque si diffonde a livello europeo o mondiale il set, e poi acquistate, esatto. Perché comunque sia per un fattore fisiologico ce ne sarà più disponibilità, quindi più disponibilità sulla legge del mercato vuol dire un abbassamento del prezzo. Guarda, l'esempio calzante mi è passato davanti agli occhi oggi, che poi ho pubblicato pure una storia sulla pagina nostra di Instagram, è stato l'Umbreon Gold Star di Celebrations, che si vendeva a 60 euro la carta Near Mint, nemmeno da venditore professionale su Car Market era il prezzo più basso, oggi gradata PSA 9 dall'America si prende a $35. Io l'ho comprata a $35, è una cosa proprio paranormale. Perché? Perché non andava comprata appena uscita, ma va comprata quando l'attenzione del pubblico è sul set nuovo, è su tante altre novità, capito? Esatto. Ottimo, veramente questa è stata davvero un'ottima informazione e sembra fatta apposta. Perché? Perché un quesito che farebbe un nuovo investitore potrebbe essere: esistono effettivamente degli indicatori che permettono di capire al meglio quale sia il momento propizio per acquistare e o a questo punto vendere una carta? Sì, direi proprio di sì. Allora, per acquistare, come abbiamo detto, il momento secondo noi più sconsigliato è appena uscita proprio, meglio di no, perché i prezzi si gonfiano, insomma le persone vanno in hype, mettono tutti i prezzi alti, poi c'è chi anche mette inserzioni pompate, cioè beh, capita ogni tanto. I tedeschi, non volevo dirlo, però vabbè, hai detto. I tedeschi in Germania ci stanno le inserzioni poche. C'hanno il vizio di fare 2000 inserzioni finte per far alzare il prezzo. Venduti per falsa tendenza. E invece, quindi appunto, quando acquistare è sempre bene evitare momenti di hype per quella determinata cosa. E poi comunque acquistare è sempre bene, come abbiamo detto in un sacco di articoli, acquistare nel momento giusto, il famoso momento giusto. Ma quando è il momento giusto? Allora, il momento giusto è quando l'attenzione del mondo, o comunque sia della community, è altrove. Quindi quando in estate, sotto le feste, nei momenti di non hype, in estate, noi sono ormai un anno, due anni che lo diciamo, in estate facciamo certi acquisti spaventosi. Cioè compriamo migliaia di carte che poi ci fanno da scorta per tutto l'inverno e ci ridanno mano a mano i profitti. Cioè, più che il momento giusto esiste, il momento in cui non te devi, tra virgolette, sbagliare. Cioè, il momento giusto è saper capire quando è il momento sbagliato. Esatto. Cioè, al contrario, non so se mi sono spiegato, l'ho detto contorto. Stessa identica cosa vale per le vendite. Chiarissimo. Perché per le vendite il discorso qual è? Allora, al di là del fatto di cercare sempre di sperimentare nuovi canali, perché comunque il momento sbagliato può essere parzialmente vero. Ad esempio, il momento sbagliato di vendere carte, faccio un esempio stupido, gradate con voto 7 su eBay. Perché? Perché su eBay si cercano i PSA 9, PSA 10, le grad 7, le grad 9, le grad 10, tutto quello che è comunque di un certo livello. Su Vinted si vende quasi soltanto le carte che hanno un livello più basso, cioè che hanno un grado di voto più basso. Ad esempio, su Vinted si vendono le grad 7, le PSA 7, e non lo diciamo per dire. Se collegassi il telefono su eBay levando le bombe, levando le vinte, naturalmente levando i mostri sacri, è chiaro, no? Una carta recente, quindi grade 8, questo grade 7. Discorso di quando vendere
diciamo che è quasi sempre il momento giusto. Certo, ci sono momenti buoni come prima, ad esempio quando ti ho detto che quei Charizard che avevamo acquistato 3 anni prima, poi nel momento di hype assoluto dei set, che erano usciti set che avevano portato a 1000 l'attenzione su Pokémon, lì chiaramente si vende, lì si vende, si vende, si vende. E poi bisogna anche prestare attenzione a un pochino al gioco di carte, perché se volete andare su queste espansioni recenti che magari hanno prezzi più sostenuti, quindi per aiutare sempre il collezionista neofita che una grande budget, e dare anche un occhio alle espansioni che stanno per uscire dal formato standard, magari vedi che quell'espansione sei sicuro che non la ristampano più, è quasi quel momento. Leggende Ridescenti, siamo sicuri che è fuori produzione da poco, i prezzi sono ancora buoni, la compro ora. Magari un'espansione del 2022 uscita l'altro ieri o anche del 2021, aspetto, cioè per esempio Evoluzione Eterea ad oggi costa tanto, ma dal nostro punto di vista, considerando che è un'espansione che è nel formato standard recente, la probabilità di un restock è alta, fatevi gli affari vostri, andate a comprare quelle del 2019. Gioco di squadra, esempio, Legami Inossidabili. Anche scusa, Ombre Infuocate. Sì, comunque Eclissi Cosmica. Eclissi Cosmica, quando c'erano gli scambi e giochi a 4,50€, hanno comprato in quantitativo industriale. E si trovano, anche in edicola queste le trovate ancora, non pensate. Cioè, dovete sperimentare, cioè avere passione, girare per edicole. Studiare bene studiare i set. Sì. E per le vendite dovete provare, cioè dovete insistere, soprattutto informatevi bene, informatevi bene come settare bene gli account sia su Vinted che su eBay. Abbiamo venduto su Car Market, per farti un esempio, però lì è un altro discorso, lì si punta sulla quantità più che sulla qualità, e insomma è tutta un'altra storia. Esatto. Quindi cioè dovete tra virgolette ci dovete avere una forte passione, perché comunque fare queste cose a buoni livelli, sapendo che poi uno magari ha anche un lavoro, serve una forte passione, perché non sono cose che fai in 10 minuti, cioè dipende da... Guarda, su Vinted è già più veloce, però su eBay ma comunque pure Vinted devi farlo ad hoc, fatto bene, vabbè dai, non è proprio... quello alzo le mani, però fatto bene comunque un po' devi impegnarci, non è che compaiono solo le inserzioni, cioè per grazia di vita la categoria ma che sta detto che se metti la categoria sbagliata per morte vinta da te panna, e la costanza aiuta su tutto, sul comprare, sul vendere, la costanza tutti i giorni qualcosa fa, anche 15 minuti. Cioè parlate con persone che comunque tutti i giorni controllano tutte le inserzioni di eBay di un certo tipo, e quando snipperiamo la mattina sul gruppo nostro di Telegram di Discord. Dopo ci chiedono adesso il gruppo non esiste. Non esiste il gruppo di Telegram. Non esiste il gruppo di Telegram. Quindi insomma, ecco, noi siamo informati proprio tutto il giorno, tutti i giorni, tutto l'anno, tutti gli anni. Ognuno magari essendo due, ma qualcuno fa una cosa, uno la fortuna è che siamo due, ma finita. La fortuna, comunque, vero. Sì, quello lo diciamo. Ascoltate. Poi prego. Se volete fare una collezione, come una collezione che tu dici oddio come l'hai fatta, che magari l'hai fatta però in anni, e sia se tra virgolette vuoi fare compravendita e fare qualche soldo, riesci a fare tutto, cioè tu insisti. Bisogna insomma comprendere quel che si vuole fare. Però se voglio essere un investitore seriale, ok, bisogna comunque concentrarsi su la propria ideologia, la propria idea, ovvero se voglio essere un investitore seriale devo, come dite voi, ogni giorno dedicargli del tempo, acquistare qualcosa che dopo lo studio ho visto che può acquistare valore, eccetera eccetera. Se invece si vogliono fare le cose così amatorialmente, insomma, lascia un po' il tempo che trova, ma è giusto che sia così. Diciamo col rischio di non avere questo grande eroe. Sembra semplice, ma in realtà vi assicuriamo che invece dovete mettere. E a proposito di eroi, prima ne ho parlato. Ebbene, quello che vorrei chiedervi è, legandomi anche al fatto della vendita, eccetera, eccetera, l'investimento che si va a fare, qualsiasi sia il gioco di carte di riferimento, quale durata media può avere? Mi spiego meglio. Se io investitore spendo soldi per comprare un elemento particolarmente interessante, quanto tempo dovrò aspettare prima di percepire un guadagno?
Bella domanda. Vabbè, quello però quello dipende da quello, dipende, che compri. Cioè, esatto, perché come abbiamo specificato, attualmente le operazioni che, avendo fatto per anni investimenti a lungo termine, le operazioni che noi adesso sponsorizziamo di più sono quelle se non istantanee, comunque a brevissimo termine. Magari anche se investi 5.000 euro, quindi una cifra importante, chi lo dice che devi tenere il patrimonio fermo per anni? Cioè, fai direttamente operazioni mirate. Puoi investire 5.000 euro riguadagnandone 7.500 in 3 mesi, oppure puoi investire 5.000 euro e guadagnarne 15.000 ma in un anno e mezzo. Capito qual è il discorso? O anche di più, un anno e mezzo, se ma magari va più bene, E il discorso è molto quello, cioè nel senso, noi consigliamo di, diciamo, diversificare, come sempre, come c'è il grande Jordan Belfort, la diversificazione, nel senso fare magari qualche investimento rapido, che vi ridia subito un bel riscontro, così ci rientrate delle spese, e magari qualche carta, una, due, quello che sia, un po' più a lungo, che vi piace anche, quindi diciamo siete un po' combattuti se venderla o non venderla, no? Dite magari la metto a prezzo alto, se proprio me la tolgono me la vendo, se no me la tengo. Ecco, magari questa potrebbe essere una buona strategia. Però i colpi rapidi, secondo noi... Posso fare un esempio per farla semplice? Faccio un esempio. Devi. Un'operazione che ho fatto. Io ho comprato. Quindi consideratela voi, valutate voi se è un'operazione a lungo, medio o breve termine. Sicuramente non istantanea. Ho comprato circa 9 mesi fa dei box dell'espansione giapponese Shinigo Star, che abbiamo strasponsorizzato perché è un'espansione speciale giapponese con 2 Charizard Shiny contenuti nel set, è una cosa biblica, cioè non è mai stata fatta. Set, comunque, e sì, dal Giappone importandola mi sembra che il box costò, ora qualcuno si spaventerà perché con i prezzi italiani dirà non ci credo che l'avete pagato così poco, però vi assicuriamo che importando le cose le quanti pagate l'abbiamo così. Comprate, esatto. Abbiamo comprato, vabbè, la faccio semplice solo con me perché sennò poi è troppo complicato, una 15ina di box Shinigo Star e sono costati, fate il conto, 42 euro l'uno, spediti, importati, quando però li comprai già costavano 70-80 in Italia, ma io in quel momento non mi interessava vendere, però già in quel momento avrei potuto guadagnare e l'ho tenuti fino alla data odierna e a breve li andrò a vendere, ma i prezzi odierni sono minimo 120, 125, 130, ma dal nostro punto di vista è sempre un'espansione che ma non nel lungo termine, già nel breve, qualche mese la vediamo sui 140-150 stabili. Quindi voi fate 150 per i 15 box che ho detto prima e in neanche un anno vi rendete conto dell'operazione. Questo è proprio l'esempio che ho fatto prima, io paro, è proprio calzante. È così, però penso sia chiarissimo. Però ecco, come ha detto lui, se lui li avesse rivenduti già lì per lì, già avrebbe fatto, non so, 20-30 euro su 40 investiti. Quindi nemmeno un 200%, ok? Un 150, un 175. Il classico margine da venditore, poi. Sì, anche fare il 175. Se è una persona che lavora sulla quantità, se fa 175%, 200, 300, lì per lì fa tanti soldi. Se poi invece c'ha il tempo e la costanza di mettersene un po' da parte, più che altro il budget, di mettersene un po' da parte e venderli 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi, 18 mesi dopo, quelli sono i risultati. Perché naturalmente oltre a quella magari poi te prendi 15 CNV, 15 25esimo anniversario, 15 confezioni speciali, magari diversifichi anche un po', 25 anniversario ancora meglio perché costava 28 euro e ad oggi ne abbiamo venduto uno ieri sullo shop, mi sembra sui 90, quindi cioè si rende conto che ormai queste sono operazioni che prediligo perché comunque non c'è più quella cosa che voglio aspettare, ho comprato il pacchetto Fossil, lo metto là, aspetto 10 anni. Questo magari lo consiglio all'investitore più giovane o al collezionista: compratevi le espansioni che reputate degne e ve ne tenete 7-8 anni. Noi ormai siamo più da assalto, esatto, da reinvestire. Carne sul fuoco. Ottimo, quindi dopo tutte queste informazioni incredibili che ci avete dato e sono sicuro che gli utenti che stanno guardando questo video ne trarranno un beneficio infinito, perché non vi nascondo che diverse persone mi hanno chiesto di creare per l'appunto un contenuto che parlasse proprio degli investimenti per quanto riguarda il mondo dei trading card games e ho detto ok, a chi mi posso rivolgere? Vi conoscevo da tempo, ho detto fammici provare, vediamo un attimo se mi dice fortuna, mi rispondono. Chiudiamo con un'ultima domanda. Potete dare a chi guarda un colpo di mercato
che attualmente non possono farsi sfuggire? No, queste sono quelle domande che sembrano semplici, ma in realtà devono essere studiate, perché le nostre analisi sono studiate, non sono fatte. Però vabbè, sì, un colpo glielo diamo. Facciamo uno per uno. Così. Ah, beh, dai, c'è stato. Proprio... ce l'hai già. No, io ce n'ho un paio. Cioè, parte... io ce n'ho 3-4 in realtà. Parti tu, mi sei piaciuto. Questa settimana... uno per uno, parti tu, però io intanto penso. Questa settimana esce l'articolo, certo. Allora, io prima di tutto ne do uno che dal mio punto di vista è una bomba. È tenere d'occhio, non è Pokémon, ma Yu-Gi-Oh! Tenere d'occhio le carte dell'anime fondamentali, quindi quelle proprio... esempio il drago nero occhi rossi, il abbandono, il drago bianco occhi blu, il mago nero, nelle versioni del mazzo, quindi mazzo introduttivo Yugi, mazzo introduttivo Pegasus, mazzo introduttivo Joy, anche non prima edizione, perché sono carte che nel mint le pagate veramente poco. Levando il mago nero, il drago bianco occhi blu, abbandono e il drago nero occhi rossi li prendete con neanche 5-6 euro, se vi dice male 8. E sono carte che hanno 20 anni, 19 anni, sono ottime sia per la gradazione istantanea, perché io stesso le vendo, magari la pago 8 e un grad 7, un grad 8 già lo vendo sui 50-60, perché comunque il collezionista non c'ha lo sbattimento di ora la compro la grado, no, vuole la pappa pronta, quindi gli date direttamente la pappa pronta, e sia a lungo termine, perché comunque dal mio punto di vista sono carte che ad oggi costano troppo poco. Sono underprice, il termine... Ottimo, ottimo. E un lato l'abbiamo coperto. Federico ci ha risposto, vediamo Mauro cosa è che ha da proporre. Allora, guarda, partendo dal presupposto che me ne viene in mente più di una, diciamo che se volessi parlare di una carta gradata che si acquista molto agevolmente, secondo me con il tempo potrebbe ricavarsi il suo spazio. Ecco, questa è la classica carta che incarna quello che ci siamo detti prima, ossia una carta che se la vuoi rivendere subito la rivendi con un margine piccolo, però la rivendi in quantità, anche su Vinted e su eBay. È il Greninja SVSH, il Gold Star del set celebrativo del 25esimo anniversario, la versione europea, che in PSA 9 si compra tra i 15 e i 20 dollari a carta e si rivende tranquillamente sui 40, 45, 50, quindi questa potrebbe essere... pagare solo la gradazione. No, nemmeno, perché attualmente la gradazione no, è vero, l'hanno riportata... No, non costa di più di 15 la gradazione, sì, è vero. Però ecco, una cosa che vi posso consigliare, se volete acquistare questa, acquistatela in blocchi, non la prendete singola, perché singola magari dovete pagare 5-6 dollari di spedizione. Prendetene 3, 4, 5, 6, ok? Così pagate un'unica spedizione e vi torno. Un ecco. Potrei consigliarvene altre 50. C'è un articolo gratuito che esce tra qualche giorno e vedrete. Poi c'è sempre la sezione investimenti che piena di articoli. Quindi, ecco, un'ennesima domanda che voglio farvi e poi veramente concludiamo. Quindi, per gli investimenti, cioè io acquisto una carta, però poi la devo obbligatoriamente gradare o meno? Dipende il tipo di progetto che si ha. Se c'hai come, ecco, ad esempio, guarda, la carta che abbiamo preso prima, questa qui, l'avevi comprata a 30 centesimi, probabilmente la rivendevi a 60. Ok. Però ecco, se tu invece parti che la vuoi acquistare e gradare, innanzitutto c'è una bella, ti fa un bel computo iniziale, un bel computo, diciamo, parlo per tecnicismo ormai, e ti fa un'analisi iniziale di quello che spenderai e quello che ti potrai andare a ricavare. In base a quello vedi se muoverti o meno, quindi... Vabbè, se è una carta vintage si può fare il discorso che tu devi soltanto acquistarla e rivenderla, perché magari se si prende a prezzo basso si può anche rivendere a un prezzo leggermente maggiorato. Certo. Però nelle carte recenti, soprattutto se comuni e non rare, sarebbe meglio acquistare, gradare e rivendere. Perfetto. Oppure magari si acquista una rara, che si paga un po' di più, e si può rivendere a buon prezzo. Però ecco, in quel caso devi avere un buon canale di forniture, quindi o la prendi dal Giappone o la prendi dall'America, dove magari le puoi pagare meno o una o l'altra. Cioè, più che la gradazione in sé, la cosa fondamentale è saper sempre comprare al prezzo giusto. Cioè, esatto. La regola è che dovete comprare a un prezzo che già ad oggi vi permette, se non di guadagnare, comunque di non rimetterci. Poi soprattutto è la base. Poi se va alle cose successive, grado, non grado, prima si guadagna comprando. Frase che sembra assurda, ma in realtà è vero. Prima io guadagno, esempio del box di prima, prima compro che già so che guadagno. Poi, vabbè, il box non è una carta, poi facciamo finta fosse stata la carta che dice Mauro. Prima compro la carta che già che sto guadagnando, poi grado, non grado, sono cose successive, ma prima non sbaglio.
cosa fondamentale è che quando si acquista per gradare, questo lo scriviamo sempre, sempre, sempre in articoli, ricordatevi di acquistare una carta, salvo carte vintage già di valore anche se excellent, ma una carta Nearmind. Deve essere Nearmind, deve essere almeno un 9, nel caso di qualche Yugi pure un 8. Quando vai a comprare una cosa del genere, devi andare a prendere innanzitutto una cosa Nearmind, quasi Mind, prenderla in quantità e prenderla al prezzo più basso possibile. Perfetto, quindi effettivamente come in tutte quante le attività imprenditoriali, l'affare si fa quando si acquista e non quando si rivende. Assolutamente sì. Fantastico, quindi viaggiamo sulla stessa identica linea di pensiero. Federico, Mauro, grazie mille per la vostra disponibilità e per aver passato così tante informazioni preziose all'intera community del canale dell'Arconte. Parlando invece a chi ci sta guardando, volevo invitarvi a passare sul profilo Instagram, il canale Twitch, quello Discord ed il blog dei nostri ospiti per informazioni davvero interessanti riguardanti il mondo degli investimenti nell'universo del trading card game. Come sempre, vi lascerò tutti i link in descrizione. Federico e Mauro, grazie infinite ancora per essere stati in nostra compagnia, è stato davvero un immenso piacere. Grazie a Grazie a te, te, è stato un caro, e a piacere. tutta la community, è stato un Un piacere anche da parte abbraccio. nostra. A presto. Mentre con voi ci vediamo in un prossimo appuntamento del Salotto sul Crogiolo. Prima di salutarci, però, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di lasciare un like e di commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.